è sicuro di carattere, perché non ha paura di nulla, perché assolutamente non si sente quasi mai a disagio. È possibilissimo che qualcuno di voi non abbia mai avuto problemi di comunicazione istintiva, altri invece forse qualche problemino l'hanno avuto. Si riducono comunque gli effetti di questo tipo di comunicazione con le tecniche di rilassamento. Ecco la comunicazione istintiva. Il rossore si arrossisce improvvisamente. Qualcuno di voi probabilmente qualche volta nella vita è arrossito, io spesso. E quindi posso dire che si sente un formicolio sulle guance. Quando la situazione è particolarmente difficile, il formicolio arriva anche alle orecchie. E se avverte una vampata di calore, ci si rende conto, guardando gli occhi dell'altro, che diventano, poi si spostano le sopracciglia di chi è davanti in aria di compassione. Ci si rende conto che l'altro ha visto che siamo arrossiti e che di conseguenza c'è qualcosina che non va, vuol dire che ha colpito il nervo scoperto. E noi siamo succubi in quel momento della situazione. Possiamo comunque reagire. Esempi di comunicazione istintiva: il rossore, il pallore, che invece interviene più che altro quando siamo molto arrabbiati, molto molto arrabbiati, o quando abbiamo di nuovo paura, o quando stiamo male perché si impallidisce prima di svenire. Ci possono essere tic, balbuzie che diventano più pressanti, sempre più pressanti. Sudorazione, che può essere anche evidente, dipende poi dove si suda, nelle mani, sul volto e in altre parti del corpo. Pensate, io cito sempre lui, Paolo Bonolis, penso più o meno tutti sappiano chi è. Lui ha un incredibile problema di sudorazione che ha risolto con il tempo, con opportuni accorgimenti. Tra l'altro, Paolo Bonolis era un balbuziente. E quindi si possono risolvere questi problemi assolutamente molto bene, solo che bisogna esserne consapevoli e volerlo fare. E quindi, ancora il tremore della voce, e quindi dicevo, è possibile migliorare i problemi di comunicazione istintiva con delle tecniche di rilassamento. Qualcuna, ve le spiego molto velocemente perché il tempo tira. La previsione è una tecnica semplicissima, probabilmente l'avete già utilizzata tutti, si tratta di vedere prima, previsione, vedere prima la scena, immaginarsi prima la scena nei minimi dettagli. Più siamo accurati, per esempio andando a fare un sopralluogo nella chiesa che dobbiamo presidiare, ci guardiamo intorno. Ci immaginiamo cosa può succedere, ci immaginiamo noi nelle risposte che possiamo dare, vi assicuro che questo già aiuta. Immaginare prima. Volendo, si può anche arrivare ad utilizzare uno specchio, chiaramente a casa, prima di andare a fare presidio, le prime volte per prendere dimestichezza con le spiegazioni che dobbiamo dare, possiamo provare a fare queste spiegazioni guardandoci in uno specchio. Volendo, si possono utilizzare ausili tecnologici, ci possiamo registrare, però poi ci dobbiamo risentire. E qui capiamo se ci sono. Qualcuno fa segno di no. A nessuno piace la propria voce. Però sentirla ci aiuta a capire se abbiamo una voce che ha qualche caratteristica che può dare dei problemi. Dicevo, la registrazione vocale. La registrazione, volendo, se si ha voglia, tempo, coraggio, una registrazione video per capire come usiamo il linguaggio non verbale. Ci si registra, ci si guarda e si dice: oh, poveri noi, c'è tutto da rifare. Oppure, ma è così male, eh? No, sono convincente, quasi quasi mi convinco da solo. E quindi, proprio come ultimo livello, se volete, potete chiedere a qualcuno di ascoltarvi. Però è difficile perché bisogna trovare qualcuno disposto ad ascoltarvi e poi voi dovete essere disposti ad ascoltare il giudizio di questa persona che deve essere obiettiva. Se non è obiettiva non serve a niente. Se vi arrabbiate quando vi dice guarda, secondo me questa parte qua dovrebbe essere rivista, se vi arrabbiate non ha senso, non fatelo, è meglio, è decisamente meglio. Il consiglio che posso dare è comunque lo specchio che funziona bene. La registrazione, se avete voglia, solo che se fosse un discorso lungo, chiaro che poi bisogna avere il tempo di risentirsi, valutate, però aiuta moltissimo, vi fa sentire molto più sciolti. È la tecnica che io usavo all'università.
sempre funzionato. Giù dal piedistallo. E anche momenti imbarazzanti. Sono due tecniche consigliate dagli psicologi che prevedono praticamente se il problema è una persona, soprattutto se è una persona conosciuta che ci mette in soggezione, ma in realtà potrebbero anche essere i turisti in generale, no? Le persone che arrivano che voi non conoscete. A quel punto, se siete agitate, pensate a queste persone nei momenti di vita quotidiana. Anche loro si svegliano al mattino con i capelli tutti arruffati, saranno qualche volta senza trucco, andranno in un giardino a fare lavori di giardinaggio e quindi non saranno sempre con questo aplomb col quale si presentano a voi mentre state facendo l'attività di volontario per l'arte. Vi assicuro che già questo aiuta. Si tira giù dal piedistallo o addirittura si pensa la persona in momenti imbarazzanti, in momenti comuni a tutti e preferisco non specificare. Lascia la fantasia. Come? Ok. La respirazione profonda è proprio una tecnica di respirazione. Talvolta noi ci agitiamo tanto perché siamo stanchi e perché siamo in un ambiente non sufficientemente ossigenato. Allora, la respirazione profonda aiuta da questo punto di vista. Si può fare in 2 minuti, ma forse neanche. Prevede praticamente 2 volte di riempire completamente i polmoni fino a sentire i polmoni farci male. Non si deve fare troppo velocemente, quindi significa inspirare fino al massimo della capacità polmonare, dopodiché espirare fino a far uscire il più possibile tutta l'aria che è presente nei polmoni. 2 volte, 2 o 3 respiri normali, perché altrimenti si va in iperventilazione, poi vengono giramenti di testa. Questo aiuta ad ossigenare bene il sangue, far arrivare l'ossigeno al cervello e si pensa più lucidamente. Si è di solito molto più tranquilli, proprio perché uno dei problemi che noi abbiamo spesso, per esempio anche adesso, voi siete seduti tranquilli, sicuramente state respirando, anzi, per favore, perché mai qualcuno ha i suoi problemi, però usate un pochino della vostra capacità polmonare. Se invece faceste 3 giri di corsa intorno al santuario, probabilmente usereste una maggior quantità della vostra capacità polmonare. Ecco, il punto fondamentale è questo. Normalmente usiamo poco della capacità polmonare, quindi ossigeniamo quando siamo in quiete poco il sangue, dunque il cervello. Se ci troviamo in un momento di agitazione, già solo apportare una maggiore quantità di ossigeno aiuta. È un piccolo palliativo, però aiuta. L'ultima tecnica di rilassamento si chiama statua di sale. Cosa significa? Allora, spesso e volentieri ci si accorge che qualcosa non va a livello istintivo perché incominciamo a fare dei movimenti che diventano via via più ripetitivi e più costanti. Questi movimenti sono spesso e volentieri movimenti di autococcola, vengono definiti così: sfregarsi le mani l'una con l'altra, accarezzarsi l'avambraccio, le gambe, la testa, non tutto insieme ma sono in alternativa, la testa, dondolare avanti e indietro, da seduti con la gamba far dondolare il piede o addirittura tutta la gamba. Tutti questi sono movimenti di autococcola che noi facciamo senza rendercene conto perché la situazione non è delle migliori, magari siamo un po' annoiati, magari siamo un po' spaventati e questi movimenti ci tranquillizzano. Sono movimenti che ricordano in maniera molto molto limitata il movimento che si ha nella pancia della mamma prima della nascita. Sono movimenti ondulatori tutti, sono carezze che ricordano le carezze di quando eravamo bambini. Tutti hanno lo stesso, sono causati dalla stessa parte del cervello e dell'amigdala che genera questo stato di disagio che porta a questa necessità di autococcola. Il problema è che se la situazione difficile è veramente difficile, è un discorso. Se invece è una situazione di disagio perché siamo impauriti di fronte a dei turisti nella prima volta o la seconda che stiamo facendo i volontari per l'arte, in quel caso lì è inutile questa autococcola. Il gesto di autococcola, anziché calmarci, dice all'amigdala che la situazione è effettivamente complessa
e l'amigdala continua a farci sentire agitati. Ecco perché statua di sale è la tecnica di rilassamento. L'unica maniera per risolvere situazioni di questo genere è fermarsi come una statua di sale. Cercate nel farlo di scegliere una posizione naturale, perché se di fronte avete un gruppo di turisti o anche solo un turista, potrebbe restare stupito dal fatto che vi siete bloccati in posizione innaturale. Quindi cercate una posizione normalissima e cercate di stare fermi almeno per 5 minuti. Potete continuare a parlare e potete muovere la testa e basta, niente d'altro. Il resto del corpo deve stare fermo. Vi assicuro che i movimenti ondulatori si interrompono, perché l'amigdala non percepisce più questo stimolo e a quel punto il livello di agitazione scende. Chiaro che questa tecnica si applica laddove vi siete resi conto che state facendo questi movimenti e diventano via via più veloci. Arriviamo alla comunicazione inconsapevole, fatta di tutti questi elementi che adesso andiamo a analizzare: i gesti, la prossemica, l'orientamento, la postura, la cinesica, la mimica, il contatto oculare e la paralinguistica. Li vediamo uno per uno. Partiamo dai gesti. I gesti sono i movimenti delle mani e delle braccia. Attraverso i gesti noi trasmettiamo delle emozioni, che se sento un'emozione faccio un gesto, do una carezza, do un bacio per esempio. Tradiscono però anche degli stati emotivi, cioè attraverso il gesto noi non riusciamo a controllarlo, almeno non sempre, solo in parte si controllano i gesti. Tutti questi aspetti della comunicazione sono parzialmente controllabili, tutti migliorabili con l'attenzione a questi aspetti. Quindi dicevo, tradiscono degli stati emotivi. Infatti ci sono dei gesti di apertura. Quando vedete una persona che tiene la mano sempre chiusa o addirittura si vedono le nocche perché stringe un oggetto, stringe la sciarpa, la cintura, la borsa, il portachiavi, esprime chiusura, è un gesto di chiusura. Se la persona che avete davanti è rilassata, non ha necessità di questo gesto di chiusura. È un esempio. Gesti di chiusura sono le mani chiuse, le braccia conserte, le gambe accavallate, le spalle chiuse in avanti, la testa in basso, è tutta chiusura. Addirittura i gesti di chiusura, in questo caso già facevo riferimento alla mimica, si possono applicare anche al volto. Le labbra possono essere socchiuse, chiuse o serrate, come in questo caso. Se le labbra sono serrate è un segno di chiusura. Se le palpebre sono semichiuse, anche questo è un gesto di chiusura. Cosa intendo per chiusura? Uno stato di non rilassatezza, di non tranquillità e di scarsa disponibilità alla comunicazione, oppure di non accordo con quanto si sta ascoltando, se sto parlando di una persona che ascolta. Gesti di chiusura, gesti di apertura, ecco il diverso. Gesti di apertura sono le mani, per esempio le mani aperte, dovete indicare un quadro. Se voi utilizzate il dito puntato, questo è anche un gesto di chiusura. La mano aperta, con il palmo rivolto verso l'alto, verso l'interlocutore, indica nella stessa maniera, ma è un gesto di apertura. Le braccia aperte, le mani visibili, non dietro la schiena, non incrociate, tranquillamente appoggiate ai lati del corpo, o addirittura aperte, come in questo caso, quando c'è un supporto davanti, un banco, una scrivania, qualche cosa. È un gesto di apertura. Allo stesso modo le gambe, valutate chi avete davanti, se tiene le gambe vicine vicine, come fosse sull'attenti, o addirittura incrociate fra di loro, oppure leggermente divaricate. Chiaro che se si mette nella posizione di Mussolini, anche questo non è un'apertura, è una cosa un po' diversa, perché è eccessiva in quel caso lì. Apertura, chiusura, tensione. Quali sono i gesti che indicano che una persona è tesa? Per esempio, togliersi i capelli in continuazione dalla faccia, continuare a schiarirsi la voce, piccoli colpi di tosse, pizzicarsi le labbra, pizzicarsi con le dita da qualche parte, insomma, nel corpo o in un oggetto. Sono tutti gesti che indicano uno stato di tensione, di mancanza di tranquillità. Abbiamo detto l'interesse.
L'interesse si esprime dalla chiusura all'apertura, cioè se avete di fronte a voi una persona che aveva una situazione di chiusura, le braccia conserte e le ha aperte, le gambe vicine si sono leggermente divaricate, le labbra che si sono leggermente aperte, addirittura la vicinanza che aumenta, cioè si avvicina, significa che l'interesse sta aumentando. E questi gesti fanno capire che il discorso sta andando bene, vuol dire che la persona sta seguendo quello che voi state dicendo e sta andando molto bene la comunicazione. Esprimono poi, dicevo, i gesti delle relazioni, chiaramente. Il gesto principe per noi, per impostare già una relazione, è la stretta di mano. Di strette di mano ce ne sono tante. Da quella prolungata, quella normale, partiamo da quella normale, 2-3 secondi, c'è quella eccessivamente prolungata, quella con la mano morta, quella con la mano tesa che si impone inferiorità a chi è davanti, quella della persona aperta che invece è esattamente il contrario, quella che stritola, che fa male a chi la riceve, e sono tutte strette di mano che sono altamente significative, quindi importante è riuscire a comprendere, a seconda di come vi viene stretta la mano, la persona che avete davanti, che tipo di relazione vuole impostare con voi. La migliore in assoluto è quella dritta, che prevede la mano in questa posizione e vuol dire parità, oppure altrimenti disponibilità, sono disponibile nei tuoi confronti e quindi sono disposto ad ascoltare quanto tu stai per dirmi, i tuoi insegnamenti, sono contento di averti conosciuto, la posizione della mano è molto indicativa. Esprimono i gesti, dicevo, delle relazioni, la stretta di mano, l'abbraccio, il mano della mano, come gesticoliamo fa comprendere la relazione che abbiamo con l'altro. Ogni tanto si vedono, ed è interessante, le mamme con i bambini che vanno a fare la spesa. Guardate la prossima volta che vi vedete e vedrete come la mamma tiene il bambino. A volte c'è la madre davanti col bambino che è trainato, altre volte invece no, sono vicini, le braccia sono rilassate, la mano è tranquilla, altre volte è il bambino che tira la mamma. Interessante, sono altamente significativi quei gesti. La prostemica è un altro aspetto molto importante della comunicazione. Come gestiamo il nostro spazio? Molti di voi penseranno, è questione di carattere, abbastanza, più o meno. In realtà ci sono delle regole ben precise, non si vede bene, non si vede tantissimo. Vedete questo schema che indica che ciascuno di noi è circondato da una sorta di bolla spaziale. Questa bolla spaziale è costituita, diciamo, da diversi livelli, come fossero anelli concentrici. Il primo anello, chiamiamolo così, viene definito spazio intimo. Lo spazio intimo è di circa 50-55 cm. Ci circonda 50-55 cm nella nostra cultura, perché in altre culture è diverso. Quindi anche qui, se avete turisti che arrivano da altre nazioni, siate consapevoli che le regole di prostemica sono le nostre, non quelle di tutti. In alcuni casi siate prudenti, non avvicinatevi troppo perché alcuni potrebbero davvero essere infastiditi. Se gli stranieri si avvicinano troppo, vi prego non prendetelo come un'offesa, ma è che per loro probabilmente non è un problema, dipende dalla cultura di riferimento, l'entità dello spazio che ci deve circondare. Comunque, primo anello è lo spazio intimo. In questo spazio entrano soltanto pochissime persone, i nostri figli e i nostri genitori per una parte della loro vita, fino a quando noi ci abbracciamo con questi genitori o con questi figli in maniera proprio forte, carnale, come fa una mamma col proprio bambino che se lo stringe forte forte. I genitori stanno lì dentro per una parte della loro vita, poi a un certo punto naturalmente ci si allontana leggermente, cioè ci si abbraccia, ma non più con la stessa intensità dei primi anni di vita del bambino. C'è un altro soggetto che può stare nella prima fascia ed è il nostro partner, fino a quando c'è un legame forte, nel senso un legame affettivo molto forte.
sono le uniche persone che stanno in questo anello. Chiunque violi gli anelli genera sempre una sensazione di disagio. Cioè, se una persona, se voi siete in giro sotto i portici, arriva una persona e vi abbraccia, vorrei vedere la vostra reazione, cioè, perché diventa chiaramente una reazione di spavento, di, anche di violenta repulsa, proprio perché ha violato il nostro spazio intimo. La seconda fascia, il secondo anello, va da 50 a 125 cm, più o meno 1,20 m, 1,25 m circa, non sono i centimetri 5 che fanno la differenza. Questo è il nostro spazio personale. Lì dentro ci sono tutte le persone che conosciamo, più vicine le persone che ci stanno più a cuore, andando verso l'esterno le persone con cui abbiamo un legame un po' più freddo. Notate che se allungo il braccio, ma allungo così no, se stringo la mano, ecco, in questa maniera, e una persona che ho davanti mi stringe la mano, arriviamo al limite dello spazio personale. Quando conosco una persona, do la mano un pochino piegata, l'altro fa lo stesso e siamo perfettamente a distanza. Se poi con questa persona ho un legame forte, un amico, non stringo così la mano a un amico, magari poi lo abbraccio un attimo e si avvicina, perché è un legame più stretto. Quindi questo secondo anello è occupato da tutte le persone che noi conosciamo. Chi conosciamo poco sta intorno, abbiamo detto, a 1,10 m, 1,20 m, 1,25 m. Oltre stanno le persone che non conosciamo. Quindi si chiama lo spazio sociale. Va da circa 1,25 m a 2 metri. Quando prima vi ho detto, quando un turista entra nella chiesa che voi dovete presidiare, da quando entra, a quel momento voi incominciate a comunicare, è perché spesso e volentieri si considera il luogo vostro di presidio come lo spazio sociale. Entra in un ambito che voi controllate. Chiaro che se siete in San Pietro non potete riuscire a controllare tutte le persone che entrano, sarebbe impossibile. Ritengo che le chiese da voi presidiate non siano così vaste o che ci siano più persone che facciano da presidio contemporaneamente all'interno della struttura, altrimenti ponete come riferimento un 2 metri, 2 metri e mezzo più o meno. Le persone all'interno di questo spazio sono le persone con cui noi comunichiamo. Oltre si va dallo spazio pubblico, infatti io in questo momento sto comunicando con persone che sono ben oltre i 2 metri e mezzo, ma perché sto comunicando in questa maniera particolare con un microfono, delle casse, senza queste sarebbe difficile. Allora, da ricordare per quanto riguarda la prossemica, allora innanzitutto lo spazio intimo non si viola mai, ma anche gli altri spazi. Lo spazio personale dovete più o meno averlo presente, circa 1,20 m, 1,30 m, perché se vi avvicinate troppo la persona si irrigidisce, alcune diventano anche aggressive, quindi bisogna fare un pochino di attenzione alle distanze, mantenere le distanze più o meno giuste. Le distanze dipendono anche dalla persona di riferimento. Tendenzialmente i ragazzi giovani, penso alle scolaresche, non hanno tutto questo bisogno di spazio perché sono abituati a stare un po' molto vicini gli uni agli altri. Invece gli adulti hanno decisamente un'altra necessità di spazio, quindi queste regole sì, devono proprio essere rispettate. Ultima cosa, non è uguale lo spazio anteriore da quello posteriore. Questo anello si allunga un po' nella parte retrostante e in generale a tutti dà fastidio essere toccati da dietro, cioè avere una persona che magari dà un colpetto perché passa, proprio bisogna fare attenzione a questo aspetto perché alcuni sono particolarmente sensibili. Ultima notazione, c'è una differenza fra uomo e donna. Le donne, come dire, danno maggiore importanza al loro spazio laterale, invece gli uomini al loro spazio antero-posteriore, quindi bisogna dare un po' di spazio in più lateralmente ad una donna, non avvicinarsi troppo, che non gradisce, invece un maschietto non ha il suo problema. L'uomo ha veramente molto fastidio se qualcuno si avvicina da davanti o da dietro, lo percepisce come un'invasione molto fastidiosa, quindi se dovete accompagnare i turisti da una parte all'altra della chiesa, ricordatevi, se potete, di stare distantissimi, ma questo fatto, vi potete avvicinare lateralmente agli uomini senza problemi, alle donne un pochino meno. Se poi ci sono domande
aiuto. Nel frattempo, ditemi. L'orientamento. Mi scusi. Prego. Volevo solo fare una piccola parentesi. Certo. Una semplicissima. Cioè, dobbiamo renderci conto che siamo un po' angeli, ma siamo anche molto animali. Sì. Cioè, questa è una cosa fondamentale, perché noi, in effetti, se per il 93% ci esprimiamo con così, con i linguaggi gestuali, siamo sostanzialmente delle... È importante, cioè, renderci conto di questo per avere una misura di quello che siamo. Sì. Cioè, delle nostre reazioni, di tutto quanto. No, è assolutamente vero. Tutto quello di cui parliamo adesso è un tipo di comunicazione che in realtà noi mettiamo in pratica da sempre. Il problema è che spesso e volentieri non siamo consapevoli di ciò che mettiamo in pratica e quindi talvolta si generano dei problemi e non capiamo il motivo, e i motivi sono proprio questi. Prestare attenzione un po' di più alla comunicazione non verbale aiuta ad evitare una serie di problemi di cui non si comprende l'origine se non si fa attenzione a questi elementi. Tutte le persone che si occupano, per esempio, di spettacolo, nel momento in cui vanno avanti nella carriera, studiano molto questi aspetti della comunicazione non verbale proprio per cercare di migliorarli il più possibile. Normalmente nella nostra vita non lo facciamo e siamo molto sinceri, e va benissimo essere sinceri. A me interessa questo, che voi per quanto possibile non facciate errori macroscopici, anche perché tenere tutto a mente, a meno che non vi applichiate a casa, studiare tutto è difficile, però l'importante è non fare errori macroscopici. E se talvolta la difficoltà, la criticità viene fuori, abbiate l'attenzione di dire: ma forse ho sbagliato qualcosa, e allora andiate a pensare al vostro atteggiamento. Sicuramente trovate il perché, che a volte non è nelle parole, non sta nelle parole, il motivo per cui c'è stato l'esito non piacevole di un incontro con i turisti è proprio legato all'aspetto non verbale, più che a quello che avete detto, magari il modo con cui è stato detto, appunto la gestione dello spazio, qualche gesto. A volte offendono i gesti senza che lo vogliamo. Vi faccio un esempio cinematografico, non so se avete visto un film già qualche anno, si chiamava Gran Torino con Clint Eastwood. C'è una scena molto bella, è la storia di un uomo a cui viene a mancare la moglie, resta solo nella sua casa, cambiano i vicini, arrivano degli stranieri, lui li vede un po' con diffidenza. A un certo punto una ragazza straniera lo invita a una festa, decide di provare a creare una relazione, integrarsi, vede una bambina, 7-8 anni, e fa quello che farebbe un americano o un europeo vedendo una bambina, le fa un complimento e la carezza sulla testa. Sulla testa non è un problema accarezzare le persone, non è come accarezzargli la faccia, potremmo avere le mani non pulite e a molti dà fastidio che si accarezzino in faccia ai bambini, ma sui capelli tanto quanto. E invece no, perché in quella cultura era un'offesa gravissima, perché secondo la loro religione, dal capo di ogni persona al cielo, c'era un collegamento che non era possibile interrompere, neppure con la mamma, era una grave offesa. E lui è stato subito guardato malissimo da tutti i presenti a quella festa e non capiva, diceva: cosa ho fatto, cosa ho fatto? E questa ragazza, gentile, lo prende, lo ha preso, lo ha posto in un'altra stanza e gli ha spiegato: guarda che hai fatto questo. E lui ha detto: ma io ho risposto, io non sapevo. Giustamente lui non sapeva. A volte, senza che lo vogliamo, attraverso i gesti, attraverso tanti elementi, creiamo delle difficoltà comunicative. Porsi la domanda: perché? Forse è determinato da qualcosa che non ho detto ma ho fatto, già ci mette sulla strada giusta per evitare i problemi o per trovare la soluzione. A proposito di orientamento, io ho scritto: da che parte stai? Il modo con cui le persone si pongono, si avvicinano fra di loro, è anche questo fortemente significativo. Probabilmente voi sarete in una struttura, in una chiesa, penso che probabilmente sarete in piedi, disposti a fare, accompagnare, a fare il giro. Ogni tanto guardate i piedi delle persone che sono vicino a voi. Chiaro che se avete una scolaresca è un altro discorso, sono in tanti, quindi. Ma se avete numeri inferiori di persone, gruppi piccoli, quando si avvicinano, guardate
con la coda dell'occhio velocemente i piedi. Se voi avete una posizione, chiaramente, se la persona che avete, con cui state parlando si pone frontalmente di fronte a voi, non va tanto bene, vuol dire che è un po' sulle sue. Poi a seconda di altri segnali, della gesti, postura, eccetera, si può capire se non ha voglia di restare lì, non è d'accordo con quello che voi state dicendo, o qualche altro, oppure irritata, si vede anche dal volto. Se i piedi sono frontali, dunque di solito l'atteggiamento comunicativo non è dei migliori, vuol dire che la persona non è tranquilla e non è aperta, è un atteggiamento molto formale. Generalmente, quando due persone si avvicinano e hanno intenzione di comunicare, un modo semplicissimo che viene fatto in automatico è porsi in diagonale, formando un angolo, in maniera angolata, infatti ve l'ho scritto come terza opzione, angolare, chissà come andrà a finire. Un piede dei due avanza rispetto all'altro, ma di poco. In questo modo si disassa la linea delle spalle e la linea del tronco, quindi dei fianchi. Automaticamente si crea un angolo, anche piccolo, con la persona che abbiamo davanti ed è più semplice comunicare. L'altro corpo avverte inconsciamente che non c'è troppo controllo, che non c'è troppa formalità, che c'è apertura, che c'è flessibilità ed è più facile comunicare. Diventiamo più credibili, diventiamo più disponibili alla comunicazione e veniamo percepiti come tali. Guardate i piedi delle persone che sono molto indicativi. Se siete due persone stanno parlando, arriva una terza, i piedi restano fermi di queste due persone, semplicemente si volta il tronco, vuol dire che questa terza implicitamente è invitata ad andare in altro loco rapidamente. se invece i piedi si aprono, si fa spazio anche al terzo e guardando i piedi è molto, molto semplice capire se è il caso di fermarsi piuttosto che no. Sono piccoli trucchi, ma fanno la differenza. Noi li usiamo normalmente, cioè le persone che ci sono simpatiche, che incontriamo sotto i portici, istantaneamente ci creano questo disassamento. La persona invece che ci ha fatto un po' arrabbiare, oppure con cui non abbiamo tanta voglia di parlare, ci fa stare stabili, molto frontali. La posizione laterale si tiene generalmente solo con delle persone con cui abbiamo un legame forte, che conosciamo bene, un parente, un amico, una persona nostro pari che teniamo a lato. Ecco, ve lo dico più che altro perché se vi ponete lateralmente nei confronti di un turista potreste vedere, soprattutto se si tratta di una donna, irrigidirsi un attimo, un passo indietro, ci si disassa un attimo, la persona ritornerà tranquillissima come prima. È perché avete scelto una posizione un po' intima, a lato, laterale, fianco a fianco, che viene una posizione accettata soltanto se c'è una conoscenza, se c'è una parità, se c'è qualche cosa di abbastanza forte. E soprattutto al primo incontro non va bene. Ben lo sanno i ragazzi che fanno i colloqui di lavoro, e che ogni tanto si ritrovano le persone che fanno il colloquio a lato, e io quando faccio i corsi ai ragazzi gli spiego che non è un buon inizio se il titolare si pone a lato di un eventuale dipendente futuro, perché è una posizione troppo privata, più in là si può tenere dopo un po' di tempo. La postura, chiedo scusa per la formattazione, ogni tanto il mio computer fa questi scherzetti, vabbè. La postura è la posizione che noi teniamo, no? Da una posizione che una persona tiene si comprendono tutta una serie di cose. Allora, innanzitutto, che tipo di relazione ha con noi? Immaginatevi quando andavate a scuola e eravate interrogati, ai miei tempi si andava alla cattedra e si stava in piedi davanti al docente, e questa era una postura simmetrica, molto simmetrica infatti, di controllo, di grande serietà e di grande formalità. Quando ci si trova con gli amici invece la posizione sicuramente è più tranquilla, quindi è disassata, non è simmetrica, è asimmetrica, e sicuramente è un segno di maggior disinvoltura. Quindi attraverso la postura si capisce la relazione che lega due persone, lo stato emotivo, se si è agitati,
se si è tranquilli, se si è del tutto indifferenti a quello che sta accadendo, quindi si mantengono talvolta delle posture assolutamente inadeguate. Per esempio nelle chiese ci sono delle posture che sono idonee ed altre assolutamente non idonee. Spero che nessuno di voi abbia mai dovuto incontrare persone che hanno adottato posture non idonee. Io facendo formazione ogni tanto, adesso sono tanti anni che non mi succede più, ma in qualche caso ho dovuto spiegare che alcune posizioni non sono idonee. Per esempio, stare stravaccati sulla sedia con i piedi su quella anteriore non è una posizione idonea a fare formazione. Negli ultimi anni lo capiscono tutti, qualche anno fa avevo delle difficoltà. Mi capitava di avere ragazzi stupiti, ma beh, che problema c'è? C'è il problema che la posizione non è adatta a un'aula di formazione, non è idonea. Quindi attraverso la postura si capisce la relazione e lo stato emotivo della persona, anche a livello di interesse. Quindi attenzione, altro, a guardare la posizione in cui chi avete davanti si trova. Se è tanto simmetrica vuol dire che non è molto a proprio agio. Io non so voi, ciascuno di voi ha un proprio stile comunicativo, quindi ci saranno alcuni che preferiranno un approccio molto formale con i turisti, altri invece preferiranno un approccio più disinvolto. Guardando chi avete di fronte potrete capire se stanno seguendo l'impostazione che voi avete scelto di formalità o di disinvoltura. Tendenzialmente tutte le posizioni simmetriche, stando in piedi o sedute, sono segno di controllo. Tutte le posizioni asimmetriche sono posizioni di maggior disinvoltura. Un'altra piccola notazione: se volete dare la percezione a chi vi ascolta di una maggiore autorevolezza e una maggiore sicurezza, ricordatevi per quanto possibile di mantenere una posizione leggermente asimmetrica. Questo vi rende maggiormente credibili, perché significa che voi non state controllando tutto quello che dite. Perché non lo state controllando? Perché lo conoscete molto bene, non avete bisogno di ripetere la lezioncina, la sapete, sono cose che voi sapete, sono dentro di voi da molto tempo, li conoscete benissimo, e questo si esprime anche attraverso una posizione asimmetrica, ne guadagnate in autorevolezza. La cinesica è quanto ci muoviamo. Quanto ci muoviamo? Vabbè, dipende da tante cose. Ci sono, di solito noi non percepiamo quanto si muove chi abbiamo davanti, lo percepiamo solo se è esagerato o se è assente il movimento del tutto. Ho messo cinesica ad alta frequenza, quando la frequenza è molto alta, troppo alta, e allora ci viene a dire: perché questa persona è così, si muove in continuazione, cos'ha? Sarà agitata o avrà fretta? Allora, il fatto che voi abbiate fretta nel fare la spiegazione che dovete fare talvolta può essere motivo di irritazione per chi vi ascolta, però è anche vero che se sono dei giorni in cui c'è tantissima gente vi capiranno. In tutti gli altri casi, un po' come quando andiamo in un negozio e la persona che ci deve servire ha una fretta incredibile di concludere la vendita, ci irrita questo fatto, si muove in continuazione, ci dà fastidio, perché noi abbiamo il nostro tempo, chi ce l'ha più ampio, chi più ristretto, ma di quel tempo abbiamo bisogno, secondo noi, per fare il nostro acquisto. Allo stesso modo, chi viene a vedere un'opera prevede nella sua testa un tempo che è adeguato, che non è eccessivo, ma non è neanche troppo corto. Quindi il fatto che voi vi muoviate moltissimo o addirittura all'opposto per nulla viene percepito se questo movimento è troppo o oltre la media accettata. Di solito chi si muove molto, qualche volta a fretta, più probabilmente è agitato. Quindi se siete agitati vi ricordate la statua di sale di prima. Se siete agitati ricordatevi che potreste muovervi molto. Per evitare, l'unica maniera è proprio quella di cercare una posizione e mantenerla almeno per 5 minuti. Vi assicuro che poi sarà più semplice proseguire la comunicazione e non vi verrà più da muovervi in maniera eccessiva a causa dell'agitazione stessa.
La cinesica a bassa frequenza, invece, cioè il fatto di non muoversi, di muoversi proprio poco, può essere percepita, come vi ho scritto, in diversi modi, come segno di indifferenza, vi muovete poco, non so, fate una spiegazione di una serie di opere d'arte, non le indicate, non vi avvicinate, no? Semplicemente così, immobili. Non viene percepita bene, può essere intesa come segno di indifferenza, come apatia, scarsa voglia di, non credo che sia il caso, però dovevo metterlo, oppure segno di noia. Per contro, se giriamo il discorso e pensiamo a chi viene da voi, se sta immobile come un palo, probabilmente voi penserete questo non sta andando bene perché non si muove proprio, non è interessato, non riesco ad interessarlo. Se invece con i propri movimenti segue i vostri, allora vuol dire che c'è sintonia e che la vostra spiegazione sta andando bene. È un ritmo, è come un ritmo musicale di armonia fra le due persone, chi parla e chi ascolta. Tendenzialmente comunque il movimento troppo rapido viene percepito con maggiore evidenza di un movimento molto trattenuto. In provincia di Cuneo non siamo abituati a gesticolare molto e a muoverci molto. In altre zone d'Italia c'è un'abitudine maggiore all'utilizzo sia della gesticolazione che dei movimenti. Qui siamo abbastanza trattenuti e quindi è più evidente quando c'è il caso opposto. La mimica. La mimica è la gestione del nostro viso. Anche attraverso la mimica è possibile percepire l'apertura o la chiusura di una persona verso la comunicazione che stiamo portando avanti. Vi ho detto prima delle labbra. Sicuramente avete esempi in famiglia, o avete avuto, insomma, esempi in famiglia di bambini piccoli. Pensate ai bambini piccoli quando vedevano per 2 anni, 3 anni, l'albero di Natale con i doni. Oppure una sorpresa. Cosa fa il bambino? Apre gli occhi, sgrana gli occhi, tira su le sopracciglia, apre la bocca. Oh, questo è il segno dell'apertura, della sorpresa, della voglia di avere quello che sta guardando, che può essere tutta una serie di cose, non importa quale. Quindi, ricordando la mimica del bambino, anche noi utilizziamo la stessa mimica in maniera un pochino più trattenuta. Però è interessante vedere la mimica delle persone. Tendenzialmente l'apertura è sempre un'apertura di occhi, di sopracciglia, addirittura di narici, quando leggermente. Questo è più difficile. Valutare l'apertura delle narici è veramente più difficile. È molto più facile valutare l'apertura degli occhi. Se io vi guardassi con occhio socchiuso, qualcuno potrebbe pensare, questa non ha voglia, non ci sopporta, non lo so. E invece no, vi guardo con l'occhio bello aperto perché sono interessata a guardarvi bene e a tenere sotto controllo che la situazione sia tutto ok. Ma in realtà il livello di apertura degli occhi è segno dell'apertura, della disponibilità alla comunicazione. Valutatelo in chi vi ascolta. Valutatevi per come siete voi nel momento in cui comunicate. Ricordatevi quello che vi ho detto prima: ci possono essere delle persone che per loro stile, che per loro provenienza, che per loro età possono non essere forse le persone che vorreste avere come ascoltatori, e in quel caso lì potreste essere voi il problema già per il modo con cui li guardate. Sforzatevi in quel caso lì di trovare degli aspetti che siano positivi in queste persone in maniera da costringervi visivamente, mimicamente, ad esprimere volontà di comunicazione, la vostra apertura, la vostra disponibilità, anche se poi magari davvero avreste preferito un altro uditorio. Non importa, non ha nessuna importanza. L'importante è l'esito della comunicazione, che quelle persone escano con qualcosa in più, con qualche notizia in più, con qualche curiosità in più, con la voglia di ritornare, di vedere le altre opere del territorio e con un bel ricordo, se sono turisti, ma è stato proprio bello, mi è piaciuto. Questo è l'importante in quel momento lì. Poi nella vita vostra normale invece valutate. Io ormai mi sono resa conto con alcune persone che basta guardare quanto inarcano le sopracciglia per capire quanto sono, per esempio, agitate. Ci sono 2 persone che conosco che hanno proprio questa caratteristica. Quando sono agitate, inarcano le sopracciglia. Talvolta inarcano talmente tanto che è impressionante, è un'abitudine che hanno,
non se ne rendono conto, chiaramente non dico nulla, ma quando sono agitate, allora io cosa faccio? Dico qualche battuta, così si tranquillizzano e va tutto bene. L'obiettivo è quello. Sorridete, sorridete sempre. Il sorriso migliora anche la voce. Il sorriso si percepisce a distanze incredibili. Hanno fatto degli esperimenti su internet, hanno fatto vedere delle fotografie, addirittura hanno girato delle parti del volto della persona, il sorriso si percepisce lo stesso, anche girando la bocca, cioè hanno fatto delle fotografie, staccato la bocca girata, l'occhio girato, quindi sono volti che in realtà visti da vicino sono mostruosi, da lontano si riesce a percepire il sorriso, perché il nostro occhio è allenato a vedere il sorriso anche da molto ma molto distante. E allarga il cuore, quindi sorridete il più possibile se volete accogliere qualcuno dal punto di vista comunicativo. Coerenza, cosa intendo per coerenza? C'è un problema, la comunicazione non verbale è sincera, giustamente il Signore prima ha detto è un aspetto legato al nostro essere animali, è vero. È spontanea la comunicazione non verbale e un po' ci tradisce. Quando è che ci tradisce? Quando non c'è coerenza. Noi veniamo guardati di solito nel volto, solo qualcuno riesce a guardare i piedi, le mani, la schiena, le braccia, ma il volto ce lo guardiamo tutti mentre comunichiamo. Cercate di essere coerenti. Se per esempio state commentando un'opera d'arte e state spiegando il grande valore di quest'opera e nel frattempo fate questo movimento del volto, è un segno di coerenza. Vuol dire che non lo fa nessuno in continuazione. Se io col viso faccio segno di no e sto dicendo che invece quell'opera è veramente fantastica, ha un valore inestimabile e mi piace moltissimo per tutta una serie di motivi, ma il mio viso fa no, la persona che vi ascolta non capisce perché, ma non riesce a seguirvi tanto in questo entusiasmo verbale che voi esprimete per l'opera in oggetto. Questo è un esempio molto semplice di coerenza mancata. C'è un video che avevo visto, una trasmissione molto interessante su questo argomento, e nel video c'era Bill Clinton ai tempi dello scandalo con Monica Lewinsky. In questo video lui dice io non ho mai, non riesco neanche a farlo, verbalmente dice non ho mai avuto una relazione con la signora Lewinsky, e nel frattempo fa così. E quando dice, io non so, non ricordo più le parole specifiche, non ho mai mentito, dice non ho mai mentito, con gli occhi guarda la telecamera e con la faccia sta guardando da un'altra parte, perché non riesce ad essere coerente in asse. Perché sta dicendo una bugia, lui aveva mentito e non riusciva il suo inconscio a fargli stare il volto rivolto alla telecamera con gli occhi, che dice, e nel frattempo lui stava dicendo questa falsa verità, era una bugia assolutamente, non riesce. Quindi attenzione, non vi dico ad allenarvi a mentire bene, no, vi dico attenzione a coloro che vi parlano. Se ci sono questi segni di coerenza, fate pure un bel sorriso, ma non dovete neanche spiegare, non spiegate nulla, valutate chi vi sta dicendo una bugia, perché probabilmente non riesce a dirla completamente. Chi ha dei figli, le mie sono ancora piccole, quindi non è ancora il caso, ma chi ha dei figli un po' più grandi, è una cosa che, un problema che spesso viene fuori quando escono la sera e tornano dopo l'ora, no? E magari vanno in un luogo diverso rispetto a quello che avevano indicato, e quando i genitori chiedono dove sei stato ieri, sono stato lì, a volte arrossiscono le orecchie, a volte ci sono questi gesti di incoerenza, e il genitore, se è attento, capisce, se qualcosa non è proprio vero tutto quello che viene detto. Quindi osservare il volto delle persone è foriero di grandissime informazioni, fondamentalmente per la coerenza, che è segno di verità. Poi chiaramente ci sono le persone che si allenano a mentire, e allora è un altro discorso. Grazie a Dio non sono molte. E poi se una persona mente, c'è anche, ma poi non è il vostro punto di interesse, se una persona mente basta farla parlare per un po' di tempo,
dopo un po' non riesci più ad avere il controllo di tutto del non verbale e quindi la menzogna viene fuori. Il contatto oculare, ecco, anche guardare dove sono gli occhi delle persone, molto interessante. Io vi ho scritto, mi vedi? Dove guardi? Allora, innanzitutto quando parlate ad una persona cercate di guardarla negli occhi. Se parlate ad un gruppo di persone cercate, se possibile, di guardarli tutti negli occhi. Voi per esempio siete tanti, non posso guardare a scanner tutti quanti perché altrimenti mi verrebbe capogiro andrei per terra. Allora cosa faccio? Vado a random, un po' qua, un po' là, cercando di non dimenticare nessuna parte dell'aula. Le prime volte, per chi ha difficoltà a fare questo, conviene prendersi un paio di punti di riferimento. Dovete parlare ad un gruppo grande, prendetevi due riferimenti e guardate questi due, uno da una parte e uno un po' distante dall'altra, in maniera che gli altri avvertano il vostro movimento oculare che si sposta. Perché? Perché altrimenti si irritano. Perché se io guardassi sempre la signora, dopo un po' probabilmente qualcun altro si addormenterebbe pensando tanto non le interessa, non si sta rivolgendo a tutti, parla solo alla persona in prima fila, non le interessa quello che faccio, faccio un po' quello che voglio. Oppure qualcun altro che si irriterebbe, dipende dal carattere, e verrebbe fuori con qualche obiezione, magari anche abbastanza vivace. È un trucco, cercate di guardare tutti, cioè questa è una regola, cercate di guardare tutti. Se non ci riuscite, prendetevi dei punti di riferimento abbastanza distanti affinché tutti abbiano almeno un po' la sensazione di essere guardati. È anche vero che se vi concentrate troppo sugli occhi delle singole persone potreste confonderli, potrebbe scapparvi di mente quello che dovete dire. Perciò guardate pure negli occhi, un secondo, due e poi spostatevi, non dovete fissare gli occhi di una persona perché altrimenti rischiate di confonderli. Effettivamente gli occhi sono la porta dell'anima e si rischia di perdersi guardando un altro soggetto negli occhi, perché vengono fuori tante cose che quando stiamo parlando, quando voi state descrivendo un'opera d'arte, non devono essere oggetto della vostra attenzione. Gli occhi vi servono per tenere l'attenzione di chi ascolta, per dimostrare a chi ascolta che voi lo rispettate perché lo state guardando, avete voglia di fare ciò che state facendo e siete disponibili nei loro confronti. Questo è il motivo per cui si parla di contatto oculare oggi qua. Dove guardi? Dove guarda una persona? Allora, se guarda negli occhi, abbiamo detto, deve guardare per un tempo breve e poi? E poi può guardare il naso, la fronte, i capelli, poi ritorna, cioè è un movimento morbido che va e viene, passa per gli occhi, si allontana e ritorna. E se invece guarda sempre oltre, vuol dire che non si sta tanto prestando attenzione alla persona che abbiamo di fronte. Io non so quanto tempo è che voi facciate i volontari per l'arte, ci sono probabilmente delle differenze. Quindi dico, soprattutto a chi sta iniziando, può essere più facile, per non perdere il filo del vostro discorso, se temete di dimenticarne grosse parti, non guardare molto negli occhi la persona, cercate di ridurre al minimo il contatto oculare, perché questo distrae. E quindi a volte guardare al di là vi può aiutare a concentrarvi. Però se potete, cercate, andando avanti con l'esperienza, di evitare di parlare guardando sempre oltre, perché non è un segno di grande rispetto. Chi parla con un soggetto e guarda oltre è come se dicesse a quella persona: non ti vedo, non sei così importante da avere la mia attenzione, guardo oltre, non va bene. Se invece chi vi ascolta guarda insistentemente fuori la porta, la finestra, è perché sta dicendo: stanco, ti prego, andiamo, stringi, basta, andiamo. Quindi attenzione a dove guarda la persona, è indicativa, sempre. Se poi, e con questo chiudo per il contatto oculare, se arriva un gruppo di persone, è importante riuscire a capire chi all'interno di quel gruppo è più importante rispetto agli altri, il cosiddetto leader, perché se il leader vi segue, gli altri faranno lo stesso. Questo vale moltissimo, in particolare tra i ragazzi. Come faccio a scoprire chi è il leader? Guardate gli occhi dei membri del gruppo, guarderanno molto spesso il loro leader per capire cosa fa. Se voi dite, per esempio, una cosa, se voi dite una battuta
e il leader ride, probabilmente rideranno anche gli altri. Se il leader ha questa faccia un po' che battuta hai detto, non riderà lui, e se altri ridono smetteranno. Chi invece continuerà a ridere all'interno del gruppo è perché è l'anti-leader, cioè è la persona che non è d'accordo con il capogruppo di una parte di questa classe. E sono dinamiche interessanti all'interno dei gruppi, però a volte servono, perché se non avete capito chi è che sta conducendo nel gruppetto che avete davanti, potreste avere delle problematiche. Il leader viene sempre guardato dagli altri, sempre, non in continuazione, ma spesso, per capire chi è più importante, si fa così. Lo fanno anche i commercianti quando devono capire chi è che decide se un acquisto si fa o non si fa. E allora all'interno, per esempio, di una famiglia, il responsabile vero di spesa viene guardato e decide lui. Quando riescono a capire chi è, lavorano su di lui per convincerlo. A volte è un uomo, a volte è una donna, a volte è un bambino, dipende. La voce. Allora, la voce è un potere straordinario, straordinario. La voce si caratterizza per gli elementi che ho indicato in grande: il tono, cioè il timbro, il volume, la velocità, il ritmo, l'inflessione, il silenzio. Partiamo uno per volta. Il tono. Il tono può essere acuto o grave. E denota il carattere, chiaramente, della persona, le emozioni e lo stato di salute. Se una persona è triste, il timbro, il tono della voce cala. Se è allegra, si alza. Se volete essere vivaci nel momento in cui state spiegando opere d'arte, cercate di tenere un tono alto. Vi avevo detto prima che è utile talvolta registrarsi. Almeno anche solo 2 minuti davvero vi servirebbe per capire qual è il vostro tono, perché noi non ci sentiamo, cioè noi ci sentiamo ma non capiamo se abbiamo una voce acuta, acutissima, media. È giusto che lo sappiamo, perché chi di noi ha una voce acuta, se vuole migliorare il proprio appeal nei confronti dell'interlocutore, deve cercare di abbassarla un po', se è tanto acuta. Vi ricordate Sandra Milo? Ecco, esempio di voce acuta, tanto acuta. E quindi lei, avendo una voce così acuta, se ancora l'avesse alzata di tono sarebbe stata veramente fastidiosa. Chi ha la voce grave è, da questo punto di vista, più facilitato, perché stando agli studi, più la voce è grave, più è percepita come autorevole. Più la voce è acuta, più è percepita come delicata, femminile, ma in alcuni casi anche come poco autorevole. Quindi vi trovate di fronte a un gruppo di una scolaresca, che di solito sono i gruppi forse più complessi, le donne in particolare, cerchiamo di abbassare il tono della voce. Come faccio? Per esempio parlando non troppo velocemente, non tanto tanto veloce. Questo vi aiuta a controllarla un pochino, il tono della voce. Poi non è il caso di impazzire, però Margaret Thatcher, per esempio, è stato scoperto che ha controllato il tono della sua voce per quasi tutta la vita. C'è un video bellissimo che fa vedere lei durante un'intervista, dove lei parla col suo tono di voce normale, le arriva una notizia di un premio che aveva vinto, non se l'aspettava. Questo stiamo parlando degli anni 60, se non ricordo più, all'inizio della sua carriera. Sta di fatto che le arriva questo biglietto, ora non capiterebbe più chiaramente che durante un'intervista arriva il tizio col bigliettino, e la gioia è stata espressa, il volto si è illuminato e il tono di voce suo si è acutizzato in maniera incredibile. Infatti c'era il giornalista con un'aria stupida da morire. Lei ha detto un po' di parole, poi si è resa conto e poi ha incominciato nuovamente ad abbassare il tono della voce, e lì si è capito che lei lo ha controllato per tutta la vita. Perché? Perché doveva fare la politica, la donna di politica, confrontarsi con uomini, avere un atteggiamento duro, avere di ferro, e per fare questo ha usato anche il tono della sua voce. Quindi dal tono della voce viene fuori il carattere di una persona. Gli estroversi hanno di solito una voce più acuta, gli introversi un pochino più grave. Le emozioni: quando sono triste il tono della voce diventa più grave, quando sono allegro diventa un pochino più squillante. Se voglio, come dire, dare una percezione di vivacità, di gioia,
posso alzarlo leggermente. Se invece ho un gruppo di persone davanti e devo dare peso a quello che dico, lo tengo un pochino più basso. Il volume. Il volume testimonia autorevolezza. Se fra di voi ci sono, e ci sono, degli insegnanti, sanno perfettamente che urlare non è che aiuti voi tantissimo nell'autorevolezza. Quindi parlare a volume tanto tanto alto è segno di persona che o deve farsi ascoltare da lontano magari, però non è un grande segno di autorevolezza. Chi ha il polso della situazione parla a voce normale, non la alza tanto, perché non stiamo prescindendole, quindi insomma stiamo, nel caso vostro, nello specifico, sarete in strutture in cui dovrete descrivere delle opere d'arte, di conseguenza attenzione al volume della voce, che più è basso, più testimonia la vostra autorevolezza. Non dico di bisbigliare, assolutamente no, ma evitiamo, se ci sono tante persone presi dall'ansia, di alzare troppo il volume, non aiuta assolutamente. La velocità è segno di sicurezza. Quando ho paura tendo ad andare molto veloce. È segno di passione. Se sono appassionato tendo ad andare molto veloce. Se mi piace l'opera di cui parlo, galoppo, perché mi piace, la conosco bene, le voglio dire tutto quanto, ma la persona che ho davanti non conosce quell'opera, non ha le mie conoscenze, ha bisogno di più calma, quindi non corriamo tanto nel momento in cui andiamo a spiegare qualcosa che conosciamo bene. Inoltre è segno di emozione, perché se sono emozionato la velocità aumenta. Il consiglio, come già prima, il volume contenuto, la velocità contenuta. È chiaro che se vi trovate davanti un gruppo di persone stanco e voi parlate lentamente, magari potrebbe appisolarsi. Dipende anche quante cose avete da dire. Allora, in quel caso vi viene in aiuto il ritmo. Non è il caso di correre per tenere le persone sveglie, è il caso di variare il ritmo, cioè proprio la cadenza, il ritmo come quello musicale, no? La cadenza di quanto voi state dicendo. Il ritmo è un segno di interesse. Se variate il ritmo, chi vi ascolta percepisce il fatto che voi siete veramente interessati a questa comunicazione, perché non è tutta una cantilena, assolutamente. Il ritmo varia a seconda di quello che state dicendo. Tra l'altro, hanno messo per ultimo il silenzio. Una pausa prolungata o un rallentamento importante della velocità serve per dare peso a qualcosa di importante. Volete puntualizzare qualche aspetto, qualche dato, rallentate e poi piuttosto riprendete, perché questa variazione di ritmo è piacevole, tiene le persone sveglie e poi evidenzia le cose importanti. Talvolta le persone non riescono a capire questo fatto. Recentemente mi è stato detto che in una scuola c'è stato un problema perché alcune classi si sono lamentate con la dirigente perché non riuscivano a capire quali fossero le informazioni più importanti fra quelle che venivano spiegate in aula da una certa persona. Questo è strano, però di fatto accade. Quindi usiamo la velocità e quindi la variazione di ritmo per sottolineare le cose a cui teniamo, o piuttosto le ripetiamo alla fine, solo come titoli, un pochino più lentamente. Infine l'inflessione. L'inflessione si intende l'inflessione dialettale. L'inflessione indica l'appartenenza ad un gruppo e il livello culturale. Voi avete persone che vengono da voi, che possono essere persone della zona, oppure no. Se sono persone della zona, potrebbero trarre grande piacere dal fatto che voi riusciate ad esprimervi addirittura in dialetto, oppure dal fatto che voi abbiate una cadenza legata al fatto che vivete in zona. Se si tratta invece di turisti che vengono da fuori, chiaramente se voi foste solo in grado di esprimervi in dialetto avrebbero un problema di comprensione e possono interpretare in maniera più o meno positiva il fatto che voi abbiate una inflessione dialettale molto forte. Non penso sinceramente che per la nostra attività di volontari per l'arte ci sia necessità di correggere l'inflessione dialettale, non ritengo che sia così. Devo dire per completezza che in alcune professioni è necessario eliminare la cadenza dialettale. In ogni caso, l'inflessione e la cadenza dialettale
aiuta a far percepire all'altro la nostra appartenenza ad una determinata zona, ad una determinata cultura, perciò può essere usata molto bene come elemento per facilitare la comunicazione. È un ausilio, un aiuto. A voi usarlo come ritenete più opportuno. È importante però, per quanto riguarda la voce, che voi abbiate i vostri dati di partenza. Registratevi una volta dicendo quello che volete. Lo so che vi sentirete strani, però aiuta molto a capire tante cose. Quindi, senza parole noi possiamo esprimere molto più di quanto normalmente pensiamo che possa essere esprimibile. Si possono evitare degli equivoci, si possono risolvere delle situazioni incresciose, perché per qualche errore che abbiamo fatto involontariamente la persona si è irrigidita, si vede se la persona si irrigidisce, già solo se si allontana, se la testa si alza, se l'occhio cambia espressione. L'importante è che voi osserviate chi avete davanti, li osserviate più o meno tutti per riuscire ad avere un minimo di armonia. Poi non potremo comunque piacere a tutti quelli con cui comunicheremo, è impossibile. L'importante è avere la maggioranza e che i problemi, che magari le prime volte sono più numerosi, non ci scoraggino, perché poi diventeranno più ridotti. Se si creano dei problemi, delle difficoltà, se qualche volta avete la sensazione che non sia andata bene, piuttosto poi ripensateci un momento per cercare di capire che cosa è successo dopo, a posteriori. Vedrete che migliora in brevissimo. Senza parole è possibile poi creare delle relazioni che siano positive e forti. Ecco, la signora mi aveva chiesto di parlare un momento del blog. Ho inserito 4 piccole slide. Allora, il blog, tanto per sapere, arriva dal termine weblog, che significa traccia nella rete, e quindi poi è stato raggruppato ed è diventato blog. È dal 2000 più o meno, 99-2000, che si usano questi blog. Ce ne sono a milioni nel mondo e ce ne sono tantissimi anche nel nostro paese. Ci sono, di solito si pensa al blog come ad un diario personale messo in rete, che quindi i personaggi della rete possono vedere. Nel caso vostro invece si tratta di un blog tematico, quello che volete creare, un blog tematico del vostro gruppo su una rosa di temi che voi andrete ad individuare. È un luogo virtuale, quindi un sito, in cui voi potete, degli amministratori sceglieranno dei contenuti che possono essere inseriti. I contenuti scelti si inseriscono, lo fanno coloro che sono autorizzati, può esserci un unico amministratore o più di uno. Perché? Perché praticamente ci vuole un codice per poter inserire questi contenuti, niente di più, quindi in teoria potreste anche essere tutti autorizzati, se tutti avrete il codice per inserire delle cose lo potete fare. Si inseriscono i contenuti scelti, si condividono con gli altri blogger, cioè praticamente voi avete un video, un articolo, quello che è, lo mettete sul blog, automaticamente viene condiviso, cioè visto da tutti coloro che vanno a vedere il blog, la vetrina. Se voi creerete il blog con queste caratteristiche, è anche possibile, l'ultima voce, si commentano, è anche possibile che chi legge, oltre a leggere, possa commentare. In questo caso, quindi ci sarà qualcuno che ha i codici per introdurre in questo spazio virtuale dei contenuti. Questi contenuti verranno visti da tutti. Se vorrete, ci sarà spazio per commentare ciascun contenuto, un video, un articolo di giornale, una foto, qualunque cosa. Come si fa? Regole di base. Con un software, ce ne sono di gratuiti, ma poi avete qualcuno che ve lo fa, si crea questo blog. Chi lo crea o è autorizzato inserisce dei contenuti che, abbiamo detto, possono essere dei testi, addirittura anche proprio delle copie scannerizzate di libri. Anche perché potrebbe esservi molto utile dei pezzi di libri, dei pezzi di capitoli, delle schede sulle varie opere, quello che volete, testi, video che potete girarvi per esempio voi in maniera che così siano liberi da ogni tipo di problematica, audio, registrazioni, possono essere delle immagini, delle fotografie ad alta definizione di qualche opera particolare, in maniera che il turista viene
voi gli spiegate, voi potete dire, se vuole, questo è il blog, se vuole andare a vedere, c'è la stessa fotografia, se la può guardare con più calma, c'è il testo, la scheda specifica, se la vuole, può guardare, nessun problema. Il link è l'indicazione di un altro indirizzo internet, un altro sito, al quale la persona cliccando su questo link può arrivare. Possono essere link di vario genere, di approfondimento sugli argomenti che voi avete scelto. Quindi, di fatto, chi arriva vede, guarda, non so, un'immagine di un autore, link al sito che parla magari di quell'autore, o si fa riferimento a un'altra opera, si fa il click sul link e il visitatore va nell'altro sito a vedere, fatto da qualcun altro, ma va benissimo per vedere l'opera. Avvisi di eventi. Il blog potrebbe essere utilissimo anche per voi, per tenere i contatti fra di voi. Ci sono degli eventi particolari, come quello di oggi, per esempio, domani che magari i volontari saranno di più, è possibile mettere degli avvisi particolari. Mi sono rotta una gamba, non è successo, quindi va bene, la lezione è annullata, sul blog si può immediatamente dare notizie e tutti quanti possono avere la visualizzazione di questo avviso. Tutti possono commentare se se ne dà la possibilità. Tutto è catalogato. Questo vuol dire che in base al momento in cui il contenuto entra nel blog è catalogato. Quindi tutto quello che viene messo ha una data. Quindi se voi vi ricordate che il 20 di marzo del 2015 qualcuno ha messo un articolo interessante, ma non vi ricordate il titolo, potete andare indietro nel tempo a vedere tramite data. Inoltre è catalogato anche per argomento, quindi mi interessa, non so, lo stile romanico, per dirlo, l'ho avuto là. E allora tutti i contenuti, oltre al contenuto stesso, si individuano dei tag, si chiamano così, delle parole in base alle quali i contenuti vengono catalogati. Quindi ogni opera di arte romanica che ha un tag romanico viene ad essere catalogata anche sotto la voce romanico, quindi tutti i contenuti sono catalogati in questa maniera. È veramente comodo se ci saranno tanti contenuti. Chiaro che se non c'è niente dentro non serve a niente, ma se voi ci metterete dei contenuti e siete in tanti, e sicuramente si può fare, potrebbe diventare una cosa veramente carina, molto bella. Sì, questo l'ho detto. E infatti, come si crea un blog attraverso attraverso la registrazione a siti che automaticamente creano uno spazio virtuale. Mi sono permessa di metterne due o tre, ma se avete chi ve lo fa, lo sa. Questi siti, cioè ci si registra, si dà il titolo del blog, automaticamente viene creato lo spazio. Blogger, ioblogo.com, il cannocchiale, Tisca, Li Libero, sono tutti gratuiti. In seguito si sceglie lo stile grafico del blog. Per questa tipologia di blog ci sono una serie di formati grafici, non sono tantissimissimi, nel senso che si può modificare abbastanza. Nel caso in cui invece si installi un software su un server, ma non credo sia il nostro caso, e si noleggi a pagamento uno spazio virtuale, la personalizzazione è ancora maggiore, ma penso che basta e avanza il resto, lo fanno sempre così. Quindi questo per quanto riguarda il blog. Ho aggiunto l'ultima slide su Facebook, sui social network, su Facebook e Twitter. Io non so se avete già una pagina, forse no, sarebbe utile anche questo, avere una pagina dei volontari per l'arte, perché sono piattaforme che possono servire per creare una vetrina dell'attività di volontari per l'arte, con l'indicazione di tutti gli eventi. È uno strumento di comunicazione che vi permette di comunicare fra di voi contemporaneamente sempre, perché quando si mette un post in bacheca a tutti può arrivare l'indicazione, la notifica, ecco, non mi veniva più la parola, del fatto che è successo quello. Basta mettere, non so, la signora ha la propria pagina Facebook, mette la pagina di volontari per l'arte fra le pagine che le interessano di più, i preferiti. Su questa pagina di volontari per l'arte è messo un avviso, qualsiasi avviso, a lei viene messa la notifica sul suo telefonino, le arriva la notifica, è successo qualcosa sul, e quindi automaticamente qualsiasi avviso arriverebbe a tutti voi, avendo voi una pagina Facebook, anche solo con quattro notizie. Se avete timore per la violazione della privacy, basta non metterci niente dentro. Tantissime persone hanno la pagina Facebook con pochissimi contenuti personali
e usano la pagina per accedere e navigare in tutte le pagine che interessano, che piacciono per qualche motivazione. Ecco, volevo ancora dirvi questo e poi chiudo. Attraverso una pagina di questo genere potete attrarre i cosiddetti fan, tutte le persone che diventano amici di questa pagina automaticamente, potenzialmente vi possono portare tutti gli altri loro amici come fan, quindi è per questo che si ottiene tanta visibilità. Ci sono persone che hanno 20 amici su Facebook, 50 amici, ma ci sono persone che ne hanno 600-700 di amici. Voi capite che la visibilità ipotetica è notevole, che può, visibilità che può ottenere un'associazione, un'azienda. Tantissime aziende adesso hanno una pagina Facebook solo per questo motivo, mica per altro. Poi, ultimo veramente, si possono ottenere, avendo una pagina Facebook, i contatti con gli amici. Io prima sono partita dal presupposto che gli amici foste solo voi. Ok, potrebbe non essere così. Potreste avere centinaia di persone semplicemente interessate all'attività dei volontari per l'arte, che magari per adesso non vi conoscono ancora. Automaticamente con loro si può comunicare. Decidete di fare un nuovo corso di formazione per futuri volontari, questa cosa messa sulla pagina Facebook viene vista da tutti quelli che sono gli amici, quindi è un potente veicolo gratis. Fate l'uso che volete di ciò, fate l'uso che ritenete più opportuno. Attenzione solo alla proprietà dei contenuti, sono sicura che lo sapevate già, ma tutto quello che si mette su un social network è di proprietà del social network. Se mettete la foto vostra o del vostro nipotino, l'avete messa. Potete anche non condividerla con tutti, cioè si scelgono le opzioni. Posso decidere che la fotografia del mio nipotino la vedano solo i miei amici, però di fatto quella fotografia io l'ho pubblicata lì ed è di Facebook. Io posso anche cancellarla, certo, ma tanto la copia in Facebook c'è. Sapendo questo, basta essere prudenti e mettere i contenuti non così privati. Basta. Grazie per la non succede mai. Non ancora salvato, non ma io se vuoi poi te la mando. È lungo, è grosso. Aspetta un po', è no. Questa, no? Sì. Lo scarico. Sì. È già scaricato? Così veloce? No? È possibile? Sì, mi domando grazie. Sì. A posto, sì. Grazie. Figurati. Ok. Un attimo solo, scusatemi. Grazie. Allora, ho due o tre cose da dovervi dire, scusate, sapete che vi becco sempre, un attimo solo. Allora, due o tre cose, beh, questo non c'entra niente adesso, perché prima devo dire un'altra cosa. Allora, stiamo quasi, intanto direi che dalla lezione che ci ha fatto l'amica Daniela, io stavo pensando ad una cosa quando ero seduta là e mi dicevo, caspita, questa qui mi guarda e capisce tutto di me. No, bene. Ho le gambe incrociate, ho le braccia incrociate, mi capisce tutto. È una cosa sconvolgente. Pensate un po' se diventassimo bravi anche noi così, e quando siamo lì dentro nella chiesa, improvvisamente capiamo, te, sei un malandrino, no, tu vai bene.